Ciao apprendista scienziato, sono Noemi Doran e voglio darti il benvenuto a Creation Lab, il tuo programma preferito in cui attraverso degli esperimenti impariamo dalla Bibbia in modo divertente. In questa serie di 10 video esamineremo la settimana della creazione e le meraviglie che Dio ha creato per noi ogni giorno. Sii molto attento perché 2 volte a settimana avrai un nuovo video pieno di sorprese, scienza e divertimento. Alcuni degli esperimenti che vedrai sono pericolosi e non dovresti provarli a casa. Li contrassegneremo con questo simbolo. Ma non preoccuparti, ti insegnerò molte cose eccezionali che potrai ripetere sempre con il permesso dei tuoi genitori o di chi si prende cura di te. Per alcuni degli esperimenti che indicheremo con questo simbolo, è necessario che un adulto sia presente per aiutarti nei passaggi difficili e pericolosi. E no, tuo fratello di 12 anni non va bene, anche se è un tipo molto maturo. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Immagina di avere molti soldi e di poter progettare e costruire la casa dei tuoi sogni, quella che desideri, senza limitazioni. Cosa vorresti? Una casa su un albero? Una casa galleggiante? O una casetta di cioccolate e caramelle? Qualunque cosa sia, sono sicura che ti sentiresti super felice e entusiasta, ansioso di vederla terminata. La stessa cosa è successa a Dio durante la settimana della creazione. Stava costruendo la casa perfetta ed era molto emozionato. Aveva già pensato all'aria e alla luce, ma c'era ancora molto da fare. Il terzo giorno era arrivato e il momento di mettere il pavimento perché fin lì era tutto allagato. E così si è dato da fare. Ha ordinato alle acque di ritirarsi ed è apparsa la terra asciutta. Ti è piaciuto? Questo esperimento è molto spettacolare, ma richiede una sostanza chimica corrosiva che può bruciare la pelle, quindi meglio non farla a casa. Il terzo giorno della settimana creativa, Dio ha raccolto le acque e ha separato dalla terraferma, ma non le ha fatte scomparire. Perché? Perché l'acqua è essenziale per la vita. L'acqua è una meravigliosa invenzione, è una molecola piccola composta da 2 soli atomi di idrogeno e 1 di ossigeno. Lo sapevi? Grazie alla sua struttura l'acqua ha caratteristiche molto particolari ed è proprio di questo che si occupano i nostri 2 esperimenti odierni. Nel primo verificheremo se l'acqua è in grado di assorbire una grande quantità di calore e di proteggere altri materiali dagli sbalzi termici. Abbiamo bisogno di 2 palloncini, acqua e un accendino. Gonfiamo i 2 palloncini, uno solo con dell'aria e l'altro con acqua e aria. Deve contenere acqua sufficiente per coprire tutto il fondo. A questo punto accendiamo una candela, avviciniamola al palloncino gonfiato con l'aria. Cosa succede quando la stessa candela la mettiamo vicino al palloncino che contiene acqua? Anche se la avviciniamo fino a toccare il palloncino, questo non esplode. Cosa è successo? Quando avviciniamo la fiamma al palloncino pieno d'aria, la plastica brucia ed esplode. Ma se il palloncino contiene acqua, questa assorbe il calore e la plastica non si rompe. L'acqua si riscalda e si raffredda lentamente. Una delle funzioni dell'acqua di mare è quella di regolare la temperatura e il clima.
Le zone costiere hanno climi più miti rispetto a quelle interne, perché durante l'estate l'acqua assorbe parte del calore del sole per poi rilasciarla poco a poco durante l'inverno. Il secondo esperimento dimostrerà che l'acqua può vincere la forza di gravità. Le molecole d'acqua si attaccano l'una all'altra ad altri materiali e possono viaggiare lungo le pareti di un tubo stretto o lungo le fibre del tessuto o della carta. Per questo esperimento abbiamo bisogno di 7 bicchieri trasparenti, carta da cucina e colorante alimentare rosso, blu e giallo. Inizieremo prendendo un foglio di carta da cucina e lo taglieremo a metà. Poi piegheremo una metà più volte, nel senso della lunghezza, fino a ottenere una striscia che taglieremo più o meno a un quarto della sua misura. Ripeteremo questo passaggio per 6 volte. Continuando, prepariamo 7 bicchieri, uno accanto all'altro in fila. Versiamo dentro l'acqua, iniziando dall'estremità, uno sì e uno no. Ora scioglieremo il colorante alimentare nei bicchieri con l'acqua. Mettiamo quello rosso in quelli all'estremità, il giallo e il blu in quelli al centro. Adesso prendiamo le strisce di carta da cucina per creare dei ponti tra un bicchiere e quello adiacente. Le strisce devono raggiungere il fondo del bicchiere. Per verificare bene i risultati di questo esperimento dovrai essere paziente e aspettare almeno 20 minuti o mezz'ora. Dopo 30 minuti, questo è il risultato. Cosa è successo? L'acqua colorata è salita attraverso la carta da cucina, è scesa dall'altra parte e ha raggiunto i bicchieri vuoti. Mescolando i colori dai lati, se ne sono formati di nuovi, che hanno creato questo arcobaleno. Bello, vero? Questa caratteristica dell'acqua si chiama capillarità ed è molto importante per le piante. Ma ne parleremo nella prossima puntata. Cosa abbiamo imparato oggi? Il terzo giorno della settimana della creazione, Dio separò l'acqua dalla terraferma. L'acqua è una meravigliosa molecola che regola la temperatura terrestre ed è in grado di vincere la forza di gravità. Abbiamo anche detto che l'acqua è essenziale per la vita. Per essere sani dobbiamo bere molta acqua tutti i giorni. Sai cos'altro dobbiamo fare tutti i giorni per vivere in salute e felici? Rimanere in contatto con Gesù, che è l'acqua della vita. Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Per oggi ci fermiamo qui, ma in realtà non abbiamo finito. Ti ricordo che un bravo scienziato non si accontenta di vedere come gli altri fanno le cose, deve provare in prima persona. Quindi, ora tocca a te indossare camice, occhiali e guanti e ripetere l'esperimento a casa. E non dimenticare di chiedere i permessi ai tuoi e di prendere tutte le precauzioni necessarie. Alla prossima volta!